E quindi diamo il via ai lavori, naturalmente dando spazio e ringraziando per l'ospitalità la Marina Militare che ci ha accolto in questa splendida sala e diciamo, tra l'altro ci ha dato una grossa mano anche nell'allestirla, e quindi diciamo, siamo molto contenti di per la prima volta di celebrare una giornata della sicurezza qui al Circolo Ufficiale di Taranto. Quindi io cederei la parola subito al presidente del circolo, a Fabio Daniese. Taranto Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto, 18ª giornata della sicurezza, una iniziativa voluta, organizzata da Formedil CPT Taranto insieme con le altre realtà appunto dell'INAIL, dello Spesal, insieme con le varie parti sociali, le rappresentanze sindacali, imprenditori e quant'altro. In questa edizione ci si sofferma in modo particolare sulla sperimentazione del piano mirato di prevenzione in edilizia. Molto significativo, e avremo modo di parlarne nel corso di questo speciale, la presentazione del rapporto Prevenzione Taranto 2019, ovvero infortuni e malattie professionali in edilizia, analisi, cause e strategie di miglioramento, una analisi condotta in rete dai soggetti istituzionalmente preposti in materia. Buonasera a tutti, grazie dottore, grazie, benvenuti al Circolo Ufficiali in questa storica struttura di cui io sono il presidente. Saluto tutti voi, un benvenuto anche da parte dell'ammiraglio Vitiello che per motivi istituzionali consolidati non è potuto venire. Saluto con deferenza il prefetto di Taranto, benvenuta dottoressa. Saluto anche il presidente di Formedil Taranto, dottor Fabio De Bartolomeo, e il suo staff. Siamo con Fabio De Bartolomeo, presidente del Formedil CPT Taranto, un incontro con i vari soggetti e a livello di imprese e a livello istituzionale, a livello di lavoratori, molto importante. Vorremmo soffermarci con lei sulla sperimentazione del piano mirato di prevenzione in edilizia, quali le novità, quali l'arricchimento in termini di sicurezza che un piano del genere consente, conferisce. Sì, noi innanzitutto siamo partiti al contrario questa volta, non siamo partiti dalla prevenzione ma siamo partiti dall'evento, purtroppo l'infortunio, quindi abbiamo fatto i processi inversi per riuscire a capire dove... dall'effetto alla causa, diciamo. Perfetto, perfetto, proprio per cercare di capire dove c'è stata questa interruzione e quindi dove purtroppo siamo stati carenti nella informazione o nella formazione della sicurezza. E noi cerchiamo sempre di parlare di cultura della sicurezza e quindi vorremmo che tutta questa attività che viene fatta da questo tavolo tecnico da 18 anni, perché io lo ricordo sempre, è un tavolo dove siamo presenti noi, ma sono presenti gli organi di vigilanza, gli organi, i vigili del fuoco, l'ASL, l'ispettorato del lavoro, è proprio da queste chiacchierate in queste riunioni che escono ogni volta i temi per l'evento dell'anno. Quindi questo processo ci viene anche un attimino, veniamo guardati da tutto il resto dell'Italia perché è l'unica realtà dove riusciamo a sperimentare queste nuove soluzioni. Formedil è una realtà che dona lustro a questo circolo, la vostra presenza qui è veramente benvenuta, ma non solo lustro, ma io mi sento anche orgoglioso di avervi qui, perché so quello che fa Formedil, formazione di giovani che si avvicinano a questo mondo, ma non soltanto, anche formazione dei più veterani, quindi in un continuo formativo dove il leitmotiv è la sicurezza. Conosciamo tutti l'8108, noi in Marina diciamo safety first, la sicurezza prima di tutto. Francesco Pasanisi, direttore Formedil CPT Taranto, nella premessa, nell'introduzione ho evidenziato, sottolineato questa pubblicazione, il rapporto Prevenzione Taranto 2019. L'unità di questi dati, nel senso l'analisi condivisa con i vari soggetti istituzionalmente preposti in materia di sicurezza. Sì, l'elemento di novità di questo lavoro è proprio questo, è un lavoro, diciamo, scritto a più mani,
con un importante contributo della ASL, dello SPESAL, dell'INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro. Abbiamo cercato di mettere insieme i dati su infortuni e malattie professionali, però non per fare un manuale per addetti ai lavori, ma per costruire uno strumento utile per lavoratori ed imprese sul tema della sicurezza. Quindi all'interno del manuale, che invitiamo tutti a leggere, del rapporto di prevenzione. Forse è unico in Puglia. Sì, credo che sia una pubblicazione, a parte oltre che inedita, ma anche proprio nuova come formulazione, perché noi siamo riusciti a inserire i dati delle verifiche, anche delle verifiche ispettive degli organi di vigilanza, i dati delle nostre visite ai cantieri edili, quindi il rapporto comincia con i dati su infortuni e malattie professionali, prosegue nel farci capire perché accadono gli infortuni, per completare poi questo percorso con una serie di strumenti di prevenzione che sarebbe utile attivare. Ecco, questo è uno slogan che chiaramente non abbraccia soltanto il mondo militare, ma evidentemente anche quello imprenditoriale. E perché no, dovrebbe essere un faro che illumina il nostro percorso, imprescindibile, essenziale. Formedile molto. Pierpaolo Argento, delegato alla sicurezza Formedil CPT Taranto. Consideriamo i passi in avanti che si sono fatti negli ultimi anni in materia di sicurezza, lo stato attuale delle cose e, come dire, gli obiettivi, soprattutto con riferimento alla realtà di Taranto, in cui vi sono stati anche incidenti mortali. Sicuramente negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo nell'attenzionare le imprese e i lavoratori sulla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, però come diceva lei, purtroppo negli ultimi mesi ci sono stati degli infortuni mortali che hanno colpito la città di Taranto e anche la provincia. C'è da lavorare tantissimo ancora, perché molto si è fatto, ma non è mai abbastanza. Non è abbastanza, perché nonostante attraverso i corsi che noi facciamo presso l'ente, nonostante l'ottima collaborazione che c'è con il tavolo tecnico e quindi gli organi di vigilanza e quant'altro, non basta. Bisogna essere sempre più vicini alle imprese e ai lavoratori e stimolarli nel far credere loro, appunto, che la sicurezza non è perdita di tempo, ma è un investimento che riguarda appunto la vita dei lavoratori e anche molte volte degli stessi imprenditori, perché insomma ultimamente sono morti anche degli imprenditori titolari delle proprie aziende. Quindi bisogna seguire sempre questa materia e cercare di documentarsi quanto più possibile. Buonasera a tutti, sono io che ringrazio di questa occasione intanto di conoscere il mondo Formedil, il mondo della formazione specifica e dell'attenzione che dedicate ai lavoratori soprattutto dell'edilizia. Sono anche particolarmente così compiaciuta di intervenire oggi, perché oggi segniamo il percorso, segniamo una tappa di un percorso importante che ha avuto inizio in prefettura. Io non ho un merito personale, ma sono orgogliosa che l'istituzione abbia promosso e seguito questa iniziativa di collaborazione interistituzionale fra tutte le agenzie, fra tutti gli enti, gli organismi che partecipano e hanno compiti in tema di... È molto importante anche proprio la consapevolezza degli imprenditori, appunto la forma mentis volta alla sicurezza, quindi non solo ovviamente una esigenza da parte dei lavoratori, delle parti sociali, ma proprio l'approccio mentale di chi fa impresa. Sicuramente sì, perché insomma la base è l'imprenditore, che è responsabile della propria azienda, e quindi è lui che deve prima comprendere che tra le altre cose deve anche mettere in campo che i lavoratori vanno tutelati, ma va tutelata l'azienda a 360 gradi, perché alla fine Taranto, ma
Per il resto la maggior parte delle imprese italiane sono formate da piccole, micro, piccole aziende e di conseguenza l'imprenditore spesso è colui che opera anche in cantiere. Quindi deve partire sì, dalla base dell'imprenditoria questa attenzione maggiore per poi divulgarla al resto dell'azienda. Allora, parlare di cantieri è sempre una cosa molto importante, perché costruire è una delle azioni e delle attività più nobili dell'uomo, secondo me. D'altra parte l'opposto di costruire è distruggere, e quindi questo già la dice lunga sul valore della costruzione. E la costruzione ha un grande valore, sia che sia una piccola costruzione, una piccola casa, sia che sia una struttura molto grande o addirittura una città, un quartiere. Bene, costruire è già un verbo che nell'etimologia sta a significare che occorre mettersi insieme per fare qualcosa. È qualcosa di positivo, dico io ovviamente, anche se la storia ci racconta che noi abbiamo anche distrutto costruendo. Però ecco, forse è arrivato il momento di riflettere sulla costruzione e su questo settore sempre in termini positivi. I termini positivi sono anche termini morali, e quindi quando li costruiamo intanto c'è un momento di riflessione durante il quale noi decidiamo cosa fare, perché, dove fare. Il dottor Giuseppe Gigante, direttore vicario di INAIL Puglia. Numericamente come si stanno evolvendo le cose in materia di sicurezza? Perché poi diciamo che, come dire, la cartina al tornasole è rappresentata dai numeri. La prevenzione è certamente fondamentale, ovviamente poi il banco, come dire, di riscontro è appunto quello rappresentato dalla casistica, dal numero, dalla casistica di infortuni. Come c'è effettivamente rispetto a questa azione di prevenzione, di studio, di analisi, come l'incontro odierno? Dicevo, c'è una evoluzione in positivo per quanto riguarda la diminuzione degli infortuni? Ma in termini numerici le risposte non penso le si possa trovare nel mero andamento statistico. Sicuramente c'è una lieve flessione del fenomeno infortunistico, ma questo non significa che possiamo ritenerci soddisfatti, in quanto conosciamo benissimo quali sono le condizioni per quanto concerne il settore dell'edilizia. Ciò che è importante è non abbassare il livello di guardia, tenuto conto che al di là dei numeri, che hanno una significatività abbastanza relativa, perché il dato statistico non ci dice poi tutto rispetto a quello che è il fenomeno nella sua complessità, dobbiamo considerare che il tema della prevenzione, soprattutto in edilizia, tenuto conto che si tratta di un settore trainante, è un fattore soprattutto di natura culturale e organizzativa. Bisogna insistere con tutti i protagonisti di questo settore economico, perché il livello di attenzione sul tema dell'infortunio sul lavoro non venga a scemare, è cosa che ci preoccupa molto, perché è chiaro che lì dove c'è un andamento occupazionale non soddisfacente, il tema della sicurezza diventa quasi un tema secondario. Questo non è bene. Dapprima un saluto a tutte le istituzioni presenti e un ringraziamento a Fabio De Bartolomeo e tutta Formedil, che per il 10° anno ha realizzato questo evento importantissimo, che ormai è diventato una realtà per il nostro territorio. È un appuntamento che tutti quanti aspettiamo e programmiamo in questo, nell'arco di un anno. Fabio e tutta Formedil meritano il nostro supporto, perché avere una platea ogni volta sempre così folta è sintomatico del fatto che lavorano bene non soltanto in questo campo, ma anche a stretto contatto con il territorio e con il tessuto sociale. Spostiamoci un attimo sulla realtà di Taranto e quindi Ilva ArcelorMittal. Ma non sono in grado di fornire informazioni di dettaglio rispetto alle singole aziende. Dico soltanto che il tema della prevenzione è un tema di carattere generale e non penso che esistano imprese che possano come dire, non prendere in considerazione in maniera positiva. So che c'è un impegno in termini generali da parte di tutte le imprese del territorio, ritengo che ArcelorMittal faccia sicuramente parte di questa compagine che voglia lavorare sul tema della prevenzione.